Ciao a tutti ragazzi, come sempre, welcome in the dark, bentornati sull'angolo dell'unboxing, qui come sempre Angel 3 Dark 3 per un altro video acquisti. Partiamo subito con questo video acquisti a tema manga, anzi fermiamoci un attimo prima di partire subito. Piccole informazioni sul canale, i prossimi video saranno un pacco opening abbastanza grande, sto aspettando un'altra maglietta, se non sbaglio sono più di 10 maglie. Questo video acquisti sarà il video a tema horror, la mia collezione horror parte 3, e per fine mese vi faccio anche un video acquisti dove faccio vedere gli acquisti che ho effettuato per il Black Friday. Ci sarà un po' videogame, un po' film, insomma roba varia, state collegati per non perdervi ogni video che farò. Detto ciò, partiamo subito col video acquisti. Acquisti effettuati stavolta su Star Shop, come vedete qui, da 25 anni che distribuiscono manga, e vediamo un po' che cosa ho acquistato. Siamo qua in successione manga, come vedete non c'è più nulla, scatolo vuoto, e andiamo a vedere che cosa ho acquistato. Partiamo col primo acquisto, che è Amon The Dark Side of Devilman, Questo è un bellissimo manga che è sempre della Gonagai, diretto da Yuki Nutami. Questo qui è il numero 5, Amon The Dark Side of the Devilman. Mi mancava nella collezione, io c'ho dall'1 al 4 se non sbaglio, forse mi manca il 4, adesso non ricordo, dovrei andare a vedere. Guardate che belli disegni, i colori. Ci sono anche pagine a colori. Ecco qua. Scusate se c'è poca luce, ma mi si sono rotte due lampadine in stanza e dovrò cambiarle a breve. Questi sono come sono i disegni. Spero che si veda bene. Ecco qui. Che dire, a me piacciono tantissimo questi manga barra anime di mostri, demoni, trasformazioni e quant'altro. Non mi piacciono quelli di robot della Gonagai, ma preferisco questi qui. Davvero ben fatto, ben disegnato, come sempre molto, molto sangue, molto splatter, combattimenti veramente cruenti come ci insegna Gonagai. Guardate che spettacolo. Ecco qua, questo è il quinto volume di Amon The Dark Side of the Devilman. Ottimo, ottimo manga. Se non l'avete e vi piace Devilman, io vi consiglio di acquistarlo, ma sicuramente lo conoscerete tutti. Rieccomi tornato, sono andato nella mia collezione di manga e come potete vedere qui c'ho l'uno di Amon The Dark Side of Devilman. Molto molto figo. Il 2, eccolo qua, molto figo anche questo, come vedete imbustati, li tengo tutti quanti chiusi, sigillati, così si mantengono al meglio. E questo qua era il 3, con la copertina verde. Avevo ragione, mi sa che mi manca il 4, mannaggia, dovrò subito recuperarlo appena chiudo il video, perché già ho il 5, ecco qua. Che lo metto insieme in collezione, vedete? Oltre al quinto mi sono preso anche l'ultimo volume di sempre di Amon The Dark Side of Devilman, molto figo l'ultimo volume con la copertina nera. È volato a razzo il segnalibro, eccolo qua, molto figo. In ogni manga di Devilman ci viene regalato il segnalibro originale della J-Pop, come sempre le prime pagine a colori. Ecco qua, molto figo. Questo manga si conclude in 6 volumi, quindi abbastanza corto, però molto molto figo, come detto. Ecco qua, i disegni sono ben fatti, molto molto belli. Il tratto
i combattimenti, le varie scene, tutto fatto alla perfezione. Ecco qua. Gioca molto sul nero, ricalca molto sulle scene l'autore, come potete vedere. Anche i volti sono molto molto dettagliati, le grida di dolore. Ecco qua. Un ottimo manga. Come potete vedere adesso l'unico che mi manca è il quarto. Ce l'ho tutti, 1, 2, 3. Il 4 lo comprerò, il 5 e il 6. Così ho completato la collezione di Amon The Dark Side of the Devilman. Un ottimo manga. Poi ho preso questo manga che mi ispirava dalla copertina, Aijin, Demi Human. Questa qua è la Variant Edition, sarebbe un'edizione speciale con la copertina apposta che varia, lo dice anche il nome, è diversa dalla copertina originale. Eccola qua. In pratica ci sono questi Aijin che sono delle persone immortali, non possono morire. È molto molto figo anche questo manga. Gli ho dato una breve sfogliata, ma me lo devo leggere ancora approfonditamente. I disegni sono ben fatti. Ogni manga è abbastanza grande, forse è più grande sì di quelli di Dark Side of Devilman. Guardate che bei disegni. Spero di continuarlo tutto, sperando che non sia molto lungo. Ormai compro solo manga brevi, perché lo spazio veramente ormai mi è finito per i manga, purtroppo. Mobili non ce ne entrano più in casa. Che dire, i disegni mi piacciono e la trama sembra molto interessante. Dategli un'occhiata. Sembra un manga molto molto interessante questo Aijin Demi Human. Molto molto figo anche questo. Ultimo manga per questo video. Eccolo qui. E questo qui è veramente una perla unica e rara. Se ne vedono pochi come questo. Sto parlando di Berserk edizione sottiletta, che la colleziono da quando è uscita. Il numero 77, che mi mancava, era arrivato al 76. Per quest'anno è uscito il 77. Ora forse fra un anno, due anni, tre anni, non lo so, quando Kentaro Miura avrà voglia, forse uscirà il 78. Ma non penso vedremo mai la fine di questo manga barra anime. L'anime è stato pure stoppato, quindi. Che dire, i disegni sono sempre eccezionali, il tratto è perfetto, combattimenti spettacolari, figaggine estrema, Gatsu, il cavaliere nero, che altro dire? Guardate, guardate gli occhi come è fatta, la spada, il braccio con i muscoli che fa roteare la spada enorme, l'ammazza draghi. Una spada che più di una spada è un pezzo di ferro unico. Pesantissima e grandissima, altissima, più di 2 metri la spada. È proprio un blocco di ferro. Che dire, io adoro Berserk, sia anime sia manga. Nel gioco solo quello per la PS2 giapponese, quello per la PS4 non mi è piaciuto completamente. Guardate che fighi i disegni. Spero un giorno prima di morire di completare tutto il manga. Ma da come sto vedendo Kentaro Miura se ne frega, e quindi non so se mai riuscirò a vedere la fine di questo manga barra anime. Veramente stupendo. Ecco qua. Questo era l'ultimo manga che vi faccio vedere del mio video acquisti. Come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto, supportate il canale con un semplice pollice in su, un mi piace se volete, un commentino in basso, mi scrivete cosa ne pensate di questi manga, se ho fatto un buon acquisto, se magari vi fanno cagare, non lo so, ditemi quello che pensate di questi manga. Vi ricordo la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che farò, e come sempre al prossimo video, ciao ragazzi!